Nuovo video su GarageBand per iOS, altri strumenti virtuali nuovi. Qualcuno si può utilizzare come MIDI, abbiamo visto, e qualcuno si può utilizzare sotto forma di WAV, quindi possiamo registrare una traccia audio. Certo, non è tanto facile, bisogna andare a tempo, quindi bisogna avere qualche accorgimento, non si può mettere poi, non si possono quantizzare le tracce audio. Vabbè, abbiamo un po' di problemi, però si possono utilizzare ugualmente, quindi se abbiamo un po' il tempo nelle mani, ragazzi, questi strumenti si possono ovviamente utilizzare. Ho due strumenti nuovi, barra 3. Abbiamo ovviamente Sample Tank, che forse conoscete, che è mezzo gratuito. Poi c'è un synth delle K multimedia e un pianoforte, mi sembra, adesso non so di cos'è, ma gran pieno. Quindi ve li metterò ovviamente tutti in descrizione come al solito. Ma prima di andare avanti, ragazzi, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Quindi andiamo a vedere questi nuovi strumenti virtuali e come si può registrare una traccia WAV, ovviamente con una tastiera e collegata ovviamente al nostro iPad, utilizzando uno strumento virtuale non supportato come MIDI. Continuiamo a parlare di strumenti virtuali. Allora, GarageBand ha la possibilità di incidere, ovviamente, tracce audio anche di strumenti non supportati. E mi spiego subito. Allora, se vado adesso in GarageBand, ok, e mi trovo nella sezione ovviamente di inserire uno strumento, ho queste due possibilità, vi ricordate? Allora, la prima è sono tutti gli strumenti supportati che possono essere registrati in formato MIDI e abbiamo anche questo nuovo synth della IK Multimedia, gratuito a quanto pare. Ma se andiamo qua, scopriamo che oltre a tutti quelli che sono supportati, ce ne sono anche qualcuno che non è supportato, come sempre il Tank oppure questo gran piano, ok? Ma come facciamo a registrare, ok, da questi strumenti che non sono supportati? La cosa ovviamente è abbastanza semplice, ma a quanto difficile perché poi bisogna andare a tempo, visto che sono tracce audio, non sono tracce MIDI. Quindi se io voglio suonare con Sample Tank, ovviamente prima dovrò andare a lanciare Sample Tank. Vedete che viene lanciato, ok, diciamo, come synth. Da questa parte qua vedete che appare praticamente un pulsante di registrazione stop. Qui invece non c'è ancora l'iconetta di GarageBand. Se io però questo synth è diverso dall'altro che vi faccio vedere, l'altro pianoforte, mentre io suono, ok, e torno in GarageBand, lui continua a suonare perché va in background. Mentre tanti non funzionano di background. Vedete che mi ha aperto la sezione microfono, quindi sta registrando l'audio. Ok, direttamente dal microfono. Quindi la cosa è semplice perché io posso andare a registrare ovviamente una traccia audio premendo ovviamente su diciamo rec qui o rec anche dalla parte del sintetizzatore. Vedete che si è aperto adesso GarageBand perché ovviamente sono andato in GarageBand e lui ha visto che Sample Tank era acceso. Quindi posso anche fare così, andare qua sul rec. Il problema è che non vedo diciamo la mia traccia, la lunghezza non la vedo, quindi questo è un po' difficile, ok? Sì, so che sono 8 battute e quindi me ne sto, però ovviamente la cosa è molto più semplice dare diciamo rec qua, ma non tutti funzionano così. Adesso vi faccio vedere. Innanzitutto registriamo qualcosa con Sample Tank, anzi vi faccio vedere Sample Tank. Questa deve essere la parte gratuita, io non so adesso ragazzi se l'ho acquistato o meno, ma deve essere la parte gratuita. Poi ovviamente c'è una parte a pagamento che è qua sotto, ok? Diciamo quando ovviamente potete lanciarlo anche indipendentemente da GarageBand, e qui ci sono tutti i suoni che possiamo ottenere. Ok, tutti i suoni, anche di ci sono le chitarre, cioè i bassi, le chitarre. Le batterie fanno un po' veramente ridere. Sono ovviamente ridicoline, almeno, no? A me non piacciono.
come suoni perché non sono migliori quelli di GarageBand, sicuro. Però abbiamo tanti pianoforti, abbiamo anche qualche sax. E possiamo ovviamente fare qualche solo volendo. Poi abbiamo, ecco, le fisarmoniche, molto molto carine. Abbiamo i pianoforti elettrici, gli organi, abbiamo molti strumenti a disposizione, anche effetti. Grazie, vabbè, mettiamo un pianoforte, va. È una cosa molto tranquilla. Io vado in GarageBand e registrerò sperando di andare a tempo. Ecco fatto. Ecco, adesso se volessi aggiungere un altro sample tank posso farlo, vado qui, ok? Di nuovo, vado di nuovo negli strumenti virtuali, ovviamente qui, vado a cliccare nuovamente su sample tank. A questo punto sceglierò un sax e posso andare a fare play qui. Ok? Posso andare anche a mettere indietro. Posso andare adesso a registrare di qua, stoppo, vado indietro e faccio così. Ok, stoppo qui, vado in GarageBand. E ho le mie due tracce. Ok? Posso ovviamente andare in modalità mix e andare a alzare il volume di quello che voglio. Ok, quindi adesso abbiamo visto come posso con è molto semplice con sample tank perché ragione background, ma la verità è che anche diciamo altri plugin hanno questa funzione, solamente che non funziona è la modalità background. E qui ve lo mostro subito. Vado a fare più, vado adesso di nuovo a mettermi sulla strumenti che non sono supportati MIDI e vado proprio a prendere il pianoforte. Questo gran piano, vedete questo qua? Adesso io vado su, ci clicco su, lui si apre ovviamente. E io posso suonare. Ok, suono con questo. Vado nelle opzioni, vado dentro setting, vado giù. Vedete che esiste la voce in background. Solamente che se io adesso vado su GarageBand, vedete che smette di suonare, anzi ritorna, ok, nella sua. Cioè, non diciamo che non è non ha questa funzione, quindi questa va usata solamente da qui. Quindi io devo fare così, andare in GarageBand di nuovo. Ok, faccio così, vado di nuovo qua. Ecco, vedete che ha preso la voce adesso. Vedete che non registra neanche di qua, quindi devo rifare l'operazione perché certi plugin, certi strumenti non sono supportati, quindi devo rifare così. Cioè ve lo faccio vedere, ma sono strumenti ovviamente da non utilizzare perché non ha senso utilizzare uno strumento del genere che non funziona. Vado qua, vedete che si è aperto di qua GarageBand, quindi posso utilizzare,
uno strumento qualsiasi. C'era un bellissimo pianoforte, questo no. E allora posso fare la stessa cosa, vado indietro e vado a registrare. Ok, quindi quando torno indietro la mia traccia è stata registrata, ma non ho un controllo praticamente ben fatto. Mentre su, ecco, se io adesso posso spegnere ovviamente, ok, le plugin, ok, posso spegnere tranquillamente e il mio, diciamo, la mia traccia suona lo stesso. Ecco, il fatto che non posso adesso, se volessi registrare, clicco due volte, vedete, diciamo, sul strumento non c'è nulla, quindi devo ricaricare tutto. È un po' scomodo, però è fatto apposta per utilizzare strumenti non idonei al MIDI. Mentre questo che vi metterò in descrizione, eccolo qua, adesso non mi ricordo come si chiama Simplicesque, questo qua. È supportato ovviamente da GarageBand, ma non posso caricarlo perché non posso caricarlo? Perché sono andato in una sezione sbagliata. Vado qua e lo vado a caricare di qua. Eccolo qua. E questo è gratuito a quanto pare. Sentite che meraviglia. Ok, abbiamo anche questo synth. Quindi abbiamo anche questo da utilizzare. Io non so se è a pagamento o no, forse vedete ha solo questa libreria. Poi ovviamente bisognerà pagare qualcosuccia per ovviamente avere le altre. Comunque è molto interessante perché questa parte è perlomeno gratuita. Abbiamo tutto. Ovviamente quassù abbiamo no, qua il pianoforte, qua ci abbiamo tutte le cose che riguardano le voci, abbiamo un sacco di roba. Anche questo può essere un'alternativa agli altri synth. Quindi vedete quanti strumenti abbiamo a disposizione. Quindi adesso io potrei anche registrare qua con questo. Bene ragazzi, avete visto gli strumenti che si possono caricare in GarageBand? Sono anche strumenti non supportati, cioè, correggo, non caricarli ma registrare con strumenti virtuali non supportati. Ovviamente devono supportare la registrazione WAVE di GarageBand, quello è sottinteso. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video, vi ricordo sempre che il link di tutti gli strumenti che ho utilizzato li trovate in descrizione. Bene, dicevo, se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici che mi fate crescere e poi, in ultimo, vi richiedo, ovviamente, umilmente di iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, spero che mi passi questa tossina. Alla prossima!